Isaia è uno dei 12 veggenti che affresca nella volta della Cappella Sistina. Sia i profeti che le sibille pagane danno l'impressione di sporgersi nel vuoto sopra le teste di chi li sta osservando. Isaia profetizzò la venuta del Salvatore, l'era messianica e la nascita della Vergine Maria. Il profeta ha un'espressione che mostra la sua profonda concentrazione, viene richiamato dall'assistente che sta parlando proprio alle sue spalle e si volta verso di lui. Che gli stia forse parlando proprio della venuta di Cristo sulla terra? Chissà. Evidentemente, prima di essere interrotto dall'assistente, Isaia stava consultando il suo grande libro con la copertina in smaltino. Per non perdere il segno, infila fra le pagine le dita della mano sinistra. La torsione del capo dà il via alla spirale che coinvolge tutto il corpo, dandogli così la classica posa di contrapposto che spesso usavo per dare un po' di dinamismo alle opere mie, sia scultoree che pittoriche. Osservate bene i capelli, questi qua che vedete. Li movimentai dandogli dei colpi di pennello scuri. Rendendo così la chioma molto più appariscente vista dal basso e per l'appunto in movimento. Isaia si mostra forte, pieno di autocontrollo e mansueto, così come lo descrivono le sacre scritture.